Dove parlo di Cosenza uno special. Allora, noi diciamo questo pareggio, secondo il mio modesto parere, è un punto d'oro. Primo tempo alla pari con Venezia, dopo che abbiamo subito il pareggio, loro hanno avuto il pallino del gioco, abbiamo rischiato sinceramente, però hanno portato a casa un risultato utilissimo. Ma innanzitutto venire a Venezia e fare una partita a viso aperto non era facile, la squadra l'ha fatto, è quello che chiedevo e che chiedo ai ragazzi. Primo tempo che abbiamo messo, a mio avviso, molto molto bene. Quando trovi di fronte una squadra come Venezia, con le qualità tecniche, fisiche, tattiche, che ti aspetta e non ti viene impressione forte, significa che un po', non timore, però un po' di rispetto, un po' di paura di, delle uscite sbagliate, magari che potevano creare qualcosa di pericoloso. La squadra, secondo me, ha fatto un primo tempo molto molto bene. Il secondo tempo, quando subisci come dopo 4 minuti, diventa tutto più difficile. Difficile. Loro hanno, come ho detto prima, tante qualità, quindi ci hanno messo in grosse difficoltà per 15-20 minuti, però la squadra ha saputo reagire, ha saputo difendersi palla su palla. Poi alla fine siamo stati anche fortunati nell'occasione della traversa, però tutto sommato credo che la squadra ha fatto, sono molto contento perché ha fatto una grande partita e non era facile, ripeto, venire a Venezia e giocarsi la visa aperta. Era il Venezia che si aspettava, mister, come l'aveva preparata. E poi una mia curiosità, cioè vedo Calò spesso sulla linea dei difensori da play basso, l'avevo visto anche a Frosinone in questa missione. Abbiamo preparato tutta la settimana, soprattutto nella costruzione bassa, nelle giocate dal portiere, in un determinato modo che poi il Venezia magari non ha fatto, soprattutto il primo tempo, quindi avevamo molta libertà di giocata dal basso. Calò in fase difensiva gli avevo chiesto questo atteggiamento perché lui l'ha fatto tante volte con me anche nelle precedenti squadre e quindi so che lo può fare molto bene, diventa in fase difensiva un difensore aggiunto, quindi gli avevo chiesto questo e l'ha fatto a mio avviso molto molto bene. Stiamo avendo delle certezze, mister, per me oggi uno dei migliori campi. Ma la squadra ha giocato bene, ha saputo soffrire tutti insieme, si sono sacrificati tantissimo a partire dagli attaccanti. Quando c'era da soffrire, la squadra ha saputo soffrire. Ventura ha fatto una grande partita, ma come del resto l'ha fatta tutta la squadra. Bisogna continuare a lavorare perché il campionato è lungo, ci saranno difficoltà in tante partite, però questo è l'atteggiamento che chiedo ai ragazzi e questo è quello che voglio. Sono molto contento della prestazione, del risultato, perché ripeto, non era facile venire a Venezia e fare la partita. Poi le difficoltà, il secondo tempo prendi gol dopo 4 minuti, è normale, sia per le qualità sia perché giocavano in casa, il pubblico, un po' di difficoltà l'abbiamo avuto, ma era normale. Mi mancano pochi giorni alla fine del calciomercato. Mi permetto di dire che però là davanti Tutino anche oggi si è dato un grande affare, senza nulla togliere a Mazzocchi, senza nulla togliere a Russo, però a volte sembrava di predicare nel deserto. E quando incontri squadre come il Venezia, una punta lì davanti come lui soffre moltissimo. Non lo dobbiamo fare la considerazione guardando questa partita e guardando il Venezia, perché il Venezia farà un altro tipo di campionato, hanno delle qualità superiori alle nostre. E noi ce la siamo giocata alla pari, noi dobbiamo cercare di giocare a viso aperto cercando il gioco, cercando di andare a fare quello che proviamo durante la settimana, quindi non possiamo pensare al Venezia. Il Venezia secondo me è una delle squadre più forti e farà un altro tipo di campionato. Poi per quanto riguarda il mercato, la società, come ho detto prima, starà attenta e vigile almeno sul mercato e saprà cosa fare, se ci sarà bisogno di prendere un giocatore davanti e lo prenderà, però in questo momento sono contento dei giocatori a disposizione perché mi danno tantissimo durante l'allenamento e durante la partita e sono contento di allenare questi ragazzi. C'è qualcosa che ha visto, sicuramente ne parlerà con i ragazzi nello spogliatoio, che non le è piaciuta della prestazione di oggi? No, abbiamo fatto sicuramente qualche errore, ma l'errore lo fai anche per il merito degli avversari perché ti chiudono le giocate, non riesce a fare quello che provo, però nelle difficoltà la squadra ha saputo reagire.
qualche errore l'abbiamo commesso, ma è normale. Dobbiamo lavorare sugli errori, ma abbiamo fatto tante cose buone, positive. Abbiamo cambiato il sistema di gioco durante la partita, la squadra ha risposto molto bene, quindi sono contento. Di cose positive ce ne sono tantissime, cose negative ci sono state, però bisogna lavorare su quello.